Tesser, buonasera mister, una sconfitta del Pordenone, la prima in questa stagione in casa, direi meritata per quello che abbiamo visto dalla tribuna, è d'accordo? Decisamente sì, noi abbiamo fatto la peggior prestazione del campionato. Quando si fa la peggior prestazione del campionato e la squadra avversaria ti è superiore tatticamente, tecnicamente, fisicamente, e si perdono le partite ed è quello che è avvenuto oggi. Loro ci sono stati su Pescara, c'è stato nettamente superiore, complimenti, hanno giocato bene, hanno giocatori di qualità e di questo ne ero certo. Chiaramente noi siamo stati decisamente molto molto sottotono rispetto a una partita media nostra. I numeri dicono che il Pescara non porta bene al Pordenone, quest'anno due partite, per voi due sconfitte, però due sconfitte diverse, perché all'andata nel primo tempo avevate quasi dominato la gara, poi nella ripresa c'era stato il ritorno del Pescara, oggi non è stato così, perché secondo lei? Allora, l'andata è stata una buona partita nostra, forse anche meglio del Pescara, forse non meritavamo di perdere. Oggi invece abbiamo meritato nettamente di perdere. E fino a ieri la squadra stava bene, era reduce da una grande prestazione a Frosinone venerdì nell'anticipo. Tecnica, tattica e fisica, quello che ci è mancato tutto oggi. Cercheremo di vedere in settimana cosa ci può essere mancato, perché è sinceramente inspiegabile tutte queste cose assieme su una partita che non abbiamo mai fatto. Prima di salutarla le chiedo, lei è un tecnico espertissimo di questa categoria, secondo lei il Pescara, non solo alla luce della partita di oggi, è formazione che può pensare obiettivamente ai playoff? Sicuramente sì.